Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Caterina. Oggi 8 marzo 2021, la festa delle donne, e faccio tanti cari auguri a tutte le donne, appunto, che guarderanno questo video. E appunto in questa giornata così importante per il genere femminile, che secondo me andrebbe sempre ricordato, non solo l'8 marzo. E faccio un video che appunto riguarda il settore femminile e quello appunto della pulizia del viso. E presentandovi un prodotto che preciso non è una collaborazione, ma è una mia recensione. Questo prodotto è una spazzola per il viso della Pixnor. Sono già stati fatti altri video su questo prodotto e vi voglio dare la mia recensione. E quindi la mattina noi ci svegliamo e facciamo una bella pulizia del viso. Allora, la mia pulizia del viso avviene tramite due prodotti. Il primo è questo della Garnier, che è un detergente scrub e maschera, quindi ha tre azioni. Quindi noi lo possiamo usare come detergente, io lo uso principalmente come detergente per appunto pulire il viso, come scrub, quindi per eliminare le cellule morte, oppure come maschera. Io questo prodotto lo utilizzo da un paio d'anni e vi devo dire che lo consiglio veramente tanto. È un ottimo prodotto, soprattutto perché dà una skin routine molto efficace. Dopo aver applicato questo prodotto che vi faccio rivedere, si trova in tutti i supermercati, in tutti i negozi che vendono questo genere di prodotto, vado ad applicare un altro prodotto della Garnier, che è appunto questa, che è una crema idratante. Questa crema la adoro, è una crema all'aloe vera, una crema fresca che veramente nel viso è molto molto bella, si asciuga abbastanza facilmente, ma ti lascia quella sensazione di freschezza. Io veramente questi due prodotti per la pulizia del viso mattutina li consiglio. Inoltre questa crema si può, ovviamente la sera ci andiamo a pulire il viso, sempre io lo faccio con questi due prodotti, rimetto la crema. E vi devo dire che questo lo uso da più anni, lo consiglio, questo lo uso da un paio di mesi, ma anche questo è stata una scoperta che sicuramente non abbandonerò, perché veramente è stata una scoperta che mi è piaciuta. Io non simpatizzo molto per le creme, questa è stata proprio una rivelazione, quindi la consiglio veramente. Oltre a questi due prodottini, vi parlo anche di un altro prodotto della Revolution, che è questo balsamo per le labbra. Io ho questo gusto qui. Questo balsamo per le labbra è fantastico, ce l'ho anche attualmente, io la mattina lo metto sempre, quindi è una sorta di maschera per le labbra. E secondo me è importante perché comunque anche le labbra fanno parte del viso e quindi idratare anche quelle è estra importante. Questo l'ho trovato su un sito che si chiama Pink Panda. Lo consiglio vivamente come sito perché ha dei bagnoschiuma ottimi, ha delle maschere, ma anche ha un sacco di trucchi. Quindi per chi non conoscesse il sito di Pink Panda, vi metterò nell'info box appunto il loro link, perché veramente lo consiglio, a una vastità di cose, per se volete comprarvi qualcosa, se volete fare dei regali, delle cose veramente simpatiche e belle. Vi rifaccio rivedere il prodottino che uso io e dà una sensazione di labbra bellissimo, è molto soffice, molto carnose, quindi veramente io lo consiglio. Ora che vi ho fatto vedere i miei tre prodottini per la mia routine mattutina, vi parlo appunto di questa spazzola. Questa è la scatola, è il packaging. La spazzola c'è in varie colorazioni. Io ho la colorazione rosa. E ora vi faccio vedere l'interno appunto della scatola. Il packaging si presenta molto semplice, ma anche molto carino, quindi veramente una bella confezione. E si presenta come una spazzola che massaggia il viso, che lo pulisce, ed è bella questa spazzola perché ha sette funzioni in una, quindi voi avete una spazzola ma avete sette funzioni, quindi l'efficacia di questa spazzola, come potete capire, è fantastica. Allora, io avevo già attaccato una testina, ora la vado a togliere. Questo è il corpo, ecco.
Ripeto, ci sono altre colorazioni, la potete acquistare su Amazon. Questo è il corpo, vedete c'è la scritta Pixnor, che è la marca. L'anno di uscita di questa spazzola, se non erro, 2016-2017, quindi non è una spazzola recentissima, ma è una spazzola che ancora molte persone continuano ad acquistare, quindi per questo ci tenevo a fare questo video. Allora, come funziona la spazzola? Si aziona da qui. Voi semplicemente prendendo il tasto, c'è la modalità meno forte e quella invece più forte, e si azionano delle, come potete vedere qui, delle ventole che girano e faranno sì di massaggiare il vostro viso. E allora, ora vi faccio vedere prima di tutto come si presenta. Voi la troverete qui in questa box con tutti i prodotti presentati. C'è anche un libretto di istruzioni, quindi qui c'è tutto. E si presenta appunto con 7 testine differenti. Queste 7 testine differenti sono proprio diverse tra loro e svolgono delle funzioni diverse. Allora, questa testina qui, che vi faccio vedere, è la testina che serve a rimuovere il trucco, ma anche a togliere i residui di oli detergenti e così via. Quindi è questa testina qui, perché anche capire il funzionamento di questa spazzola in realtà è molto difficile. Proprio per questo faccio questo video, perché per me è stato difficile, quindi magari con questo video riesco a essere più trasparente possibile a capire come funziona, soprattutto per la suddivisione in spazzole. Quindi questa spazzola serve appunto per rimuovere il trucco residuo e si utilizza anche per rimuovere detergenti, oli, ma ho visto che molte persone, oltre che per rimuovere, la utilizzano anche per applicare. Quindi detergenti oli, quindi alla fine un po' la potete usare un po' come volete, però principalmente forse questa spazzola è per rimuovere il trucco, forse la consiglierei più per questo. Poi c'è un'altra spazzola che è appunto questa qui, che vi faccio vedere pure come gira. Vedete, sentite il rumore? Questa spazzola qui si usa per lo scrub, quindi voi mettete lo scrub e cominciate a massaggiare nel vostro viso, quindi già due ve le ho fatte vedere. Poi andiamo avanti e c'è la terza, che è quella che andremo ad usare, questa qui, guardate, sentite, no, il rumore? Allora, questa qua si utilizza con una crema viso oppure con dei sieri. Noi oggi andremo a provare la crema viso, perché io ho già usato il detergente per pulire il viso. Vi voglio ricordare che la mattina è più consigliato lavarsi il viso con il detergente che con il sapone, quindi io vi invito veramente a farlo, perché la vostra pelle poi ne risentirà con il passare degli anni, quindi io vi consiglio i detergenti. E tra l'altro le scorse settimane è uscito un video, il mio penultimo video, che adesso diventerà penultimo, quindi vi consiglio di andare a vedere se non l'avete ancora fatto. Quindi adesso vado ad applicare la maschera su il mio viso, io la stendo con le mani e quindi la stendo così, e poi vado ad azionare la mia macchinetta per la pulizia del viso e comincio a fare il suo lavoro finché tutta la crema non si sarà assorbita. Io continuo a fare questo lavoro. Dà anche una sensazione comunque di appunto massaggiare il viso, quindi fa veramente due volte bene, perché pulisce il viso ma lo massaggia anche, quindi veramente. Quindi noi continuiamo così finché appunto tutta la crema non si sarà assorbita.
Ed eccoci qua, la crema appunto si è assorbita, ripeto, lascia quella sensazione di freschezza, questa crema all'aloe vera, quindi fantastica. E vi ricordo, l'ho applicata al viso con questa spatolina, eccola qui, quella con le rotelle rotanti. Allora, poi andiamo a vedere un'altra spatolina, che io questa spatolina non la consiglio. Sono sincera, non la consiglio, è una spatolina che fa veramente male, che è questa qui, ed è una spatolina che toglie la pelle morta. Io questa spatolina non la consiglio perché irrita, fa male, lascia dei segni in faccia, non è stata solo la mia, diciamo, la mia sensazione, ma ho parlato anche con altre persone che hanno acquistato questa spazzolina. Quindi questa è quella proprio che non vi vado a consigliare di usare, perché state attenti, perché io ho una pelle grassa e mi ha dato fastidio lo stesso, quindi avendo delle pelli sensibili veramente rovina la pelle. Lo dico, utilizzate magari delle spatoline che siano più fattibili da gestire, più tranquille, perché questa veramente può recarvi veramente dei danni. La spatolina in questione è questa, comunque serve per rimuovere le zone dove la pelle appunto è morta. Poi c'è questa, allora, no, c'è questa che è lo stesso, ha un pochino la stessa funzione, quindi anche questa va a, che ve la faccio vedere qui, a togliere diciamo le imperfezioni. Ho letto che alcune persone la utilizzano anche per mettere il fondotinta, io non la consiglierei per questo, ma anche questa più che altro ha un po' la funzione di questa qui, quindi io neanche questa la consiglio, cioè quelle dure alla faccia non le consiglio veramente, perché come sapete sul mercato ci sono tantissime spazzole per la pulizia del viso, cioè quindi il viso è una parte del corpo importante, quindi dobbiamo stare attenti con che prodotti ci confrontiamo e cosa usiamo. Poi c'è questa spazzolina qui, questa spazzolina è una spazzolina che serve a applicare il fondotinta. Vedete come rimane nella spazzolina, non la consiglio neanche questa. Il fondotinta con questa spazzolina non rimane omogeneo, non rimane bello, si vede che è fatto male, quindi io questa spazzolina non la consiglio sinceramente, perché questa spazzolina non fa avere l'effetto naturale che un fondotinta un pochino dovrebbe dare. Quindi assolutamente la sconsiglio come cosa, e vi utilizzo che l'unico prodotto con cui potete diciamo mettere un fondotinta, quindi applicare un fondotinta corretto, è la Beauty Blender. Quindi io veramente sono fan delle Beauty Blender e le consiglio vivamente, perché sono i prodotti appunto che sono stati inventati per applicare il fondotinta. Non vedo perché ci dovremmo buttare su queste spatoline che non hanno la stessa funzione di un Beauty Blender, ovviamente. Tra l'altro, poi se lo mettiamo qui, come potete capire, il risultato viene anche peggiore, perché ovviamente diciamo l'applicazione del fondotinta va seguita da una mano, va seguita da dei battiti piccolini, quindi sinceramente eviterei di usarlo per l'applicazione del fondotinta, questo è un mio parere. Successivamente abbiamo questa qui, questa spazzolina qui, e anche questa viene usata, in realtà è un po' uguale a questa, semplicemente che una è più lunga e una risulta più, non so se la vedete, più corta. Uguale, stessa funzione questa. Questa qui ha la funzione che noi mettiamo lo scrub e facciamo così. Allora, la verità, questa è molto morbida, quindi fa, diciamo, piacere al viso. Quindi io questa la consiglierei, perché comunque fa piacere al viso, la verità. La loro efficacia, nel senso, se uno la vuole acquistare, cioè vuole usare questi prodotti, assolutamente hanno un'efficacia. Non si può aspettare chissà che cosa, questo lo dico. Ci sono dei pro e ci sono dei contro, ma quelli ci sono ovunque quando si acquista un prodotto.
E quindi comunque queste spazzoline hanno comunque la stessa cosa di applicazione. Vedendolo così potreste pensare, mamma mia, che menoso ogni mattina fare tutto questo. Infatti sì, perché sul mercato vendono in realtà delle spazzoline che semplicemente tu azioni, le passi nel viso, non è il problema di cambiare cioè le testine, diciamo. Questa cosa delle testine in realtà potrebbe essere una cosa positiva ma anche negativa. Io forse gli do più un'attribuzione negativa perché è molto menoso cambiare le testine, è una cosa che non a tutti piace, molte di queste testine in realtà non servono a niente, quindi avrei preferito più che altro una spazzola efficace in uno piuttosto che sette, che molte non servono o comunque fanno male alla pelle. Quindi questo è sicuramente quello che vi dico, il mio punto di vista. Questo è un video recensione, non è una sponsorizzazione, quindi sto dando delle cose. Io la testina che uso di più, ve l'ho fatta vedere, è questa, assolutamente. Questa non dà fastidio, fa assorbire molto bene la crema. E le altre, la verità, non le uso. Ho provato a usare questa, ma loro dicono di applicarci uno scrub. Lo scrub rimane messo dentro, quindi anche questa magari per una crema sì, ma rimane pastosa. Quindi io anche questa la sconsiglierei, quindi io l'unica testina che consiglierei di usare è questa, proprio questa qui che io è quella che uso per l'applicazione della crema viso. Siamo giunti alla conclusione di questo video su questa spazzolina della Pixnor. Cosa vi posso dire? Vi posso dire che allora, io vi lascerò nell'info box il sito di tutti i prodotti che vi ho parlato prima di tutto. E vi dico che se volete avere un prodotto che non costi tanto, perché le spazzole di cui parlo io, che hanno un'azione sola e funzionano, costano tanto, vi dico, vi consiglio la spazzolina. Però da una parte vi dico, la crema viso uno se la può anche applicare con le mani, quindi vedete voi, su questa spazzolina il mio voto raggiunge la sufficienza. Raggiunge la sufficienza perché appunto è un prodotto che ha tanti contro e pochi pro. Vi ripeto, su una testina solo una funziona in grazia di Dio, io le ho provate tutte. La cosa buona è che si lavano subito, quindi voi le lavate subito. Forse non è un prodotto che utilizzerei ogni mattina, è quel prodotto che utilizzi una volta a settimana, se ti va bene. Quindi sì e no. Però ho deciso di fare questo video perché so che ce l'hanno in tanti, questa spazzola la comprano in tanti e molti non capiscono come funziona. Tra l'altro qui ci sono tutte le spiegazioni, cioè in italiano, le spiegazioni in tutte le lingue, no, veramente in inglese, in tedesco. Quindi il libretto illustrativo in realtà è fatto molto bene. Però a volte leggerlo è più difficile che magari guardare un video e capirlo. Quindi ho deciso di fare questo video recensione per questo motivo qui. E niente, quindi in questa giornata delle donne io vi ho parlato di questa spazzola che per me raggiunge votazione 6. Se avete domande o cose da chiedere, scrivetele qui nei commenti. E noi ci vediamo in un prossimo video e ancora tanti auguri a tutte le donne e al genere femminile. Ciao!